da Rieti Centro d'Italia, il presidente dell'associazione Peperoncino Rieti, Stefano Colantoni, nel segno della Fiera Mondiale del Peperoncino che si svolgerà a Rieti dal 29 agosto al 2 settembre. Un grande evento. Ed oggi sotto un buon segno l'ambasciatore commerciale del Vietnam qui a Rieti. Sì, oggi abbiamo avuto la visita di questo ambasciatore del Vietnam che è molto interessato a questa nostra fiera e cercheremo di inserirlo già da quest'anno tra gli ospiti d'onore di questa fiera che faremo dal 29 di agosto al 2 settembre. Oltre al Vietnam ci sarà anche il Belgio, ci sarà l'Ungheria, ci sarà il Messico, è diciamo di casa da noi, e quest'anno anche uno stand di enogastronomia francese. Per Rieti, cuore piccante, sempre più proiettato a livello mondiale nell'immaginario come capitale del peperoncino, e finalmente anche i nostri concittadini cominciano a capire che questo evento non può che portare fortuna in prospettiva alla nostra città. Beh, io i cittadini di Rieti devo ringraziare perché già dagli anni scorsi comunque hanno avuto con noi una pazienza infinita, perché insomma per quei 5 giorni diciamo che rigiriamo la città, per cui insomma ci vuole anche un po' di pazienza, e poi anche per la partecipazione che si è vista direttamente in fiera insomma. Una marea umana invaderà la nostra città nel segno di tutti i colori del peperoncino, il piccante come proposta di vita e di alimentazione, e davvero un'occasione per il turismo vero di scoprire la nostra città. Sì, senz'altro questa occasione per Rieti è diventata molto importante perché comunque è frequentata da turismo esterno anche a Rieti, soprattutto per quanto riguarda diciamo gli sciacquini che facciamo, i convegni e tutte queste cose che insomma mettiamo in piedi durante questi 5 giorni di fiera. Io credo che quest'anno sia un anno di svolta per questa nostra fiera dopo 7 anni passati con un terremoto in mezzo, con tante vicissitudini che non sto qui a raccontare, però credo che quest'anno veramente riusciremo a ridecollare per prendere veramente il volo se tutti ci danno una mano. 7 anni di storia nel segno del piccante, se dovessi mettere in copertina un'immagine, un momento, un'emozione di questi 7 anni, quale sceglieresti? Il peperoncino Sabino, non c'è dubbio. Il peperoncino Sabino che ancora stiamo sperimentando, anzi stanno sperimentando al centro Iucci della Piana di Rieti, che quest'anno avremo ci faranno assaggiare diciamo la quinta mi pare versione di questo nostro peperoncino, e credo che sia quella stabilizzata e che per il futuro dovrebbe portarci anche un po' di economia in più, senza dubbio. E allora Stefano, l'occasione giusta per ribadire questo appuntamento e ricordarlo. Dal 29 mercoledì inauguriamo alle 18 in Piazza Mazzini, 29 di agosto al 2 settembre, sono 5 giorni di spettacoli, di mostre, di giochi per bambini, di tante cose che ormai tutti conoscete. Ed allora mettete nella vostra agenda questo appuntamento, vi aspettiamo a Rieti Centro d'Italia. Grazie Stefano. Grazie.